scrittura di Raffaella Milandri, fotografa, viaggiatrice solitaria e attivista dei diritti umani. La scorsa estate in Papua Nuova Guinea per visitare alcune tribù indigene ha vissuto momenti di paura a causa di scontri etnici e politici. Ora è tornata a San Benedetto, la sua città, e Giuseppe Buscemi l'ha intervistata per noi. Andare in Papuasia, come a dire a quel paese, agli antipodi del nostro mondo, non però per la viaggiatrice solitaria e attivista dei diritti umani Raffaella Milandri, che dopo essersi occupata dei nativi nordamericani e di varie popolazioni africane, ora ha deciso di puntare gli obiettivi della sua fotocamera sul continente australe, anche a costo di qualche rischio. E quindi ad agosto, nel bel mezzo di una stagione turistica estiva, ha deciso di fare un nuovo viaggio nel mondo e questa volta in Papua Nuova Guinea. Per fare cosa? Allora, io sono attivista per i diritti umani dei popoli indigeni, quindi fondamentalmente in Papua Nuova Guinea ci sono ben 800 tribù che parlano 800 lingue diverse e quindi sono andata soprattutto per fare una ricerca. Poi mi interessava in maniera particolare la situazione delle donne in Papua Nuova Guinea perché c'è una percentuale veramente elevata di stupri e di violenze e praticamente volevo andare anche a vedere questa situazione e documentare questa situazione. Io diciamo sapevo che non è un paese, la Papua Nuova Guinea non è un paese semplice, quindi c'è da stare molto attenti, però ovviamente non potevo prevedere l'imprevedibile, quindi c'è stato questo risultato di elezioni che è stato praticamente contestato e una tribù ha deciso di bloccare l'aeroporto e di chiudere l'acqua e l'impianto idrico della città, insomma, quindi praticamente mi sono ritrovata, ci sono state anche delle lotte tra studenti e così via, per cui aeroporto chiuso, acqua chiusa, uffici e negozi chiusi, quindi la città è stata serragliata e io mi sono ritrovata da sola in albergo e ho contattato... Una viaggiatrice solitaria si è allarmata. Sì, assolutamente. Devo dire, io non mi piace rischiare, insomma, però in quel caso ho chiesto aiuto all'ambasciata che mi ha detto di non mettere fuori il naso da dove mi trovavo. La paura, io quando sono tra i popoli indigeni, tra le tribù e nei villaggi, sono assolutamente tranquilla e serena e non ho mai problemi. La paura nasce sempre quando c'è questo contrasto stridente fra la natura e l'uomo originale e invece la società occidentale e la globalizzazione. Lei nella vita si occupa d'altro, è consulente commerciale, quindi tutto quello che guadagna, tutto quello che ha, lo investe e lo utilizza per questo scopo, possiamo chiamarla quasi una missione laica? Sì, direi di sì, diciamo, per me la missione sono i diritti umani dei popoli indigeni in particolare, insomma, e quindi tutto quello che faccio deve andare a comunicare, a supportare, a sensibilizzare per, a favore, quindi scrivere le foto, insomma tutto quello che io faccio. A seguito di questo viaggio e di questa presenza in Papua Nuova Guinea, lei ha trovato anche un'associazione che si occupa di questi problemi. Sì, l'associazione è la Arise PNG, che è gestita da donne della Papua Nuova Guinea e per difendere proprio contro la violenza e contro gli stupri sia delle donne sia dei bambini. E, in questo caso io ho deciso di supportarla con acquistando praticamente 30 tessere loro che verranno consegnate a delle donne marchigiane e faremo un pool di sorelle marchigiane per appoggiare le sorelle della Papua Nuova Guinea. Magari qualcuna di queste donne marchigiane potrà venire con lei, potrà tornare con lei in Papua Nuova Guinea per verificare lo stato dell'arte di questa associazione. Perché no?